Secondo un sondaggio del Corriere della Sera, il 35% degli studenti sostiene che non passare il compito sia da infami, mentre il 37% è pronto a passarlo esclusivamente a chi lo merita. E solo il 27% non farebbe mai copiare per timore di essere scoperto. Non è stata resa nota la percentuale di quanti lo ritengono semplicemente sbagliato. Siamo tutti all'occorrenza un po' furbi o c'è ancora qualche mosca bianca? Andiamo a chiederlo agli studenti. A quale categoria appartieni? Penso di appartenere alla categoria di quelli che lo passano a tutti. Ad esempio a lui ho fatto via chimica organica, anzi gliel'ho proprio fatto io il compito di chimica. Denuncia in diretta. Sì, denuncia in diretta e alla fine ha pure preso più di me, quindi sono un bel fesso. Effettivamente a me è capitato di passare i compiti e li ho passati. Mi è capitato di copiare e ho copiato, però ecco, io se potessi diciamo rientrerei nella categoria è sbagliato copiare. Io sinceramente preferisco non far copiare a nessuno, a prescindere dalle simpatie o dalle conoscenze. E quali sono i tuoi stratagemmi per eludere i controlli? Banco magico. Quando copio o quando faccio copiare? In tutti e due i casi. E beh, quando copio alla fine, se mi devo fare solo un fogliettino, di solito mi faccio un fogliettino, lo metto semplicemente in tasca, quando il professore è distratto lo metto sul banco, magari lo copro col braccio. Penso le strategie più comuni sono quelle di scriversi le cose sui bracci. Magari se la persona ha il banco subito davanti a me, sussurro proprio questo prevalentemente. È un fogliettino che avevo lasciato nell'astuccio, oppure tipo i compiti in classe nel diario. Parecchie volte sono andato con i fogliettini, però mai avuto la possibilità di tirarli fuori. Poi sempre il problema perché è paura, se mi scopre che succede. Ti hanno mai beccato? Sì, e ho fatto la classica figuraccia proprio. Signorina, mi dia il compito, davanti a tutti, in piedi. Ho cambiato professore. No, sono sempre stato abbastanza bravo. Una volta mi è successo, sì, e poi la penitenza è stato fare l'orale con la docente che mi aveva scoperto, sì. È un problema etico o il fine giustifica sempre i mezzi? Un problema di non preparazione personale, non sono preparato e mi preparo in un altro modo, quindi cerco di risolvere così. Ma il fine giustifica i mezzi. Qui in Italia non c'è la concezione dell'essere individualisti, per cui non pensiamo mai che passando un compito in realtà ci stiamo privando di un'opportunità. Visto che hai ammesso di essere stato disonesto almeno una volta, ti dovremmo credere? Sì. Non lo so, non credeteci a questo punto. Credetemi. Non mi credete, vi devo dire. Non la chiamerai disonestà, ecco.